Minchia, anche te col Tascam. No, raga, è spettacolare. Cioè, questo. Oh, è la svolta quella, allora, roba lì. Utilizziamo, visto che tanto. Va, 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 usa la. Anzi, no, così dici che dici? Sta? Allora, sai qual è? Forse il vento. Vabbè, nel caso lo tengo io. L'hai già usato col vento? No. Ok. Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Dunque, è un po' un periodo che vi sto portando viaggiatori strani, come ne abbiamo conosciuti tanti. Beh, insomma, Omar si vede già il suo mezzo all'interno dell'inquadratura e penso che, tra l'altro, molti di voi lo conoscano per i video che fa su YouTube. Quindi adesso lo andremo a conoscere meglio, ma abbiamo già la promessa di rivederci a Milano in un secondo momento perché vogliamo fare una cosa un po' più approfondita. Oggi siamo reduci entrambi dall'Italian Bike Festival. Sì, Omar è stato praticamente la mascotta, ha conosciuto e un miliardo di persone, ha avuto, non so quanti follower hai fatto in due giorni. Più di 500. Assurdo. Quindi adesso gli facciamo magari qualche domandina sul viaggio che sta intraprendendo in questo momento. Prima però vi ricordo che se state ascoltando il podcast su Spotify, su iTunes, di andare ad iscrivervi sul canale e di andare a controllare nel link in descrizione sia i miei social che i social di Omar, e vi ricordo anche che c'è un ebook che potete scaricare gratuitamente, link sempre in descrizione. Adesso ho finito di smarchettare, cosa che in realtà ho fatto tutto il giorno qua all'Italian Bike Festival, ma sì, cioè è super naturale, come è anche naturale Omar, perché infatti io ci siamo sempre conosciuti via social, no? Però vedersi qua di persona è tanta tanta roba, e quale occasione migliore per vedersi durante un viaggio che tu stai intraprendendo a questo ormai settembre, quindi l'estate sta finendo. Ma che cosa stai facendo, Omar? Allora, domanda interessante. Non della tua vita, no, esatto. Quello è un altro discorso. Lasciamola da parte. Allora, no, io sono partito da casa, abito vicino a Biella e provincia di, no, beh, vicino a Torino, insomma. E sto Viverone, giusto? Viverone, esatto. Ciao amici di Viverone. Sono follower. Sono fan, sono fan. E niente, sto scendendo l'Italia, sono arrivato fino qua a Rimini, adesso risalirò un pezzo, vado a Firenze, Roma, Napoli, poi faccio tutta la costa, Sicilia e se riesco Sardegna. Fantastico. E poi rientro a casa, faccio un anello. Tra l'altro, appunto, te lo dicevo anche prima, secondo me girare l'Italia è proprio un periodo in cui non fa più troppo caldo, a parte oggi qua, esatto. si scoppia, ma ti farei un bel giro dell'Italia, tanta tanta roba, e lo farei appunto col mezzo che un po' ti contraddistingue. Italiana proprio iconica. Che vabbè, magari l'avete già visto sul canale, qualche video più nel dettaglio, magari sul canale di Omar, ma questa Graziella perché gira l'Italia così? Allora, è una scelta un po' particolare, diciamo che io ho sempre viaggiato a piedi, sempre, vabbè, ho fatto solitamente viaggi a piedi. Qualche anno fa volevo andare a Capo Nord, volevo arrivare a Oslo e andare su a Capo Nord a piedi. Però quell'anno avevo il periodo libero che era tipo quasi fine, inizio primavera, una roba del, c'era ancora la neve su. Allora ho cambiato, però la roba di Capo Nord mi era rimasta. Allora l'anno dopo mi sono ritrovato praticamente con questa Graziella qua, a casa di un mio amico, che però ce l'ha sempre avuta lì, non è che dici l'ha messa lì apposta, no? L'ho vista e ho detto, cazzo, ma io potrei andare a Capo Nord con questa. Perché qualunque cosa è meglio che non andare a piedi, che fai 4 km orari col peso sulle spalle. Beh, qua ne fai il triplo orari. Esatto, cioè, mi sembra venduta così, sembra una roba proprio... The cioè, sky is the limit. In discesa, cazzo, fai i 30, li fai. Cioè, oh, a piedi te li sogni. Ok. E allora, niente, è arrivata lei ed è ancora qua. Completamente a caso e, tra l'altro, con delle migliorie di volta in volta... che hanno un po' lasciato sorpresi, tipo tutto l'Italian Bike Festival. Non avete idea di quante foto sono state fatte a Omar, perché un sacco di quelle. Poi gli influencer, no, che scherzavano, no, cioè, sulla tua bicicletta, ma in realtà secondo me erano invidiosi. Un po' gasati. Perché quando vedevano poi tutti gli accrocchi che hai creato... No, no, ma c'è della passione, scusa, perché non l'ho fatta io comunque, ci tengo a specificarlo. L'ha fatto un mio amico che è un saldatore, cioè sì, un fabbro, ma di quelli cazzuti. E ha fatto delle modifiche che comunque c'è, cioè, delle saldature qua, cioè quando le faceva io lo vedevo che le faceva proprio con passione, no? E c'è amore. Trasuda amore questa cazzo di bici. Trasuda amore e trasuda anche sudore, perché sì, come dicevamo prima è un po' il problema. Certo, la Graziella tra l'altro ha i cambi, questa Graziella. Però comunque è faticoso viaggiare così. Sì, specie in Italia. Le ruotine da 20 non ti aiutano. No. Sì, insomma, spesso in salita o inizi a pedalare a zigzag oppure scendi e spingi. E
vai così. Poi comunque le strade, vabbè, sono quelle che sono, quindi ti trovi le macchine che ti sfrecciano di fianco, però vabbè, ho prezzo da pagare per rimanere. Sei comunque visibile tu come... Sì, 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 no, ma a volte li vedo che passano in macchina, mi guardano interessati, quindi non so se rallentano per dovere o per interesse. Ok, ma... Adesso appunto l'Italia, per adesso hai fatto una tratta abbastanza pianeggiante. Sì, 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 adesso era tutto tranquillo. Beh, rispetto al viaggio, cioè adesso dovrei affrontare gli Appennini. Poi io l'ho appena fatta. Beh, comunque la costa italiana tirrenica, quella parte lì, non è per tosta. Niente, non è per niente facile. Tu hai qualche preparazione? Già rido, però tu hai, cioè nel senso, perché magari uno può pensare appunto, cioè no, è una roba atletica, uno lo fa perché è una roba assurda che vuole fare lui e nessun altro. Tu non ti prepari neanche fisicamente? Allora, è proprio un modo diverso di viaggiare. Cioè, sì, se hai tempo limitato, per forza di cose ti devi preparare fisicamente, se no sì, non, sì, non, sì, non puoi. Io, avendo questa, tra virgolette, fortuna di avere tempo X a disposizione, posso anche fregarmene, partire che peso 90 kg e fare 40 km al giorno e va bene. Sicuramente avere una preparazione ti serve, però in sti contesti qua quello che ti serve di più è un po' la testa. Perché certo, sei da solo, ti devi sbattere te, devi capire dove andare, cosa fare, trovare un po' il motivo di andare avanti. E... certo, e sopportare l'occhiatacce di chi magari, esatto, ti vede come un barbone. Esatto, esatto. Vabbè, quello ormai ci sono abituato. Ok, e quindi il progetto finale, tra virgolette, qual è? Perché comunque noi vediamo che tu continui a pubblicare contenuti sul canale YouTube. Durante questi giorni passati insieme, questi giorni, questa giornata passata insieme, comunque hai fatto tanti video. C'è un obiettivo che stai cercando di portare, cioè stai cercando di portare a termine qualcosa con i contenuti che porti o comunque col tuo viaggio, oppure è proprio viaggio perché mi piace farlo? Allora, credo, minchia che domanda bomba. Cioè, allora, credo sia iniziata così la cosa. Mm. E però da un lato mi piacerebbe spingere più che altro su alcuni argomenti, alcune tematiche, ma anche slegate dal mondo della bici. E boh, nel mio piccolo magari di portare qualcosa di un po' più non utile, però socialmente utile, ecco, diciamo, okay, su YouTube nel mio piccolo, no? Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi, perché comunque, cioè nel senso, una cosa che ci tenevo a dire è che comunque Omar, i contenuti che fa sono fatti con un senso, cioè lui ha lavorato, appunto, raccontavamo prima, dei matrimoni, quindi creazione di contenuti, esatto, sì, di sì, questo tipo. E se andate a vedere i suoi video vedete che c'è una mano abbastanza esperta. Cioè, nel senso, e non è facile da fare in viaggio, ragazzi, anzi, forse, come dicevamo anche su Instagram, che sì, vabbè, viaggiare sono capaci tutti, sì, viaggia e fai video su YouTube, quella è un'altra cosa, e ci aggiungiamo la combo ancora più difficile, che Omar li monta anche, perché tu hai dietro tutta l'attrezzatura. Sì, 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 c'ho il computer, il MacBook piccolino dietro con l'hard disk. Domanda che mi viene adesso al volo, no, è... tu quanti mesi potresti stare in giro con un'attrezzatura del genere? Cioè, nel senso, in modo indefinito oppure no? Allora, dipende dove sei. Sicuramente fossi in Norvegia ti direi subito di no. Beh, chiaro, però, per le temperature eccetera, fossi eccetera, già in una zona qua italiana, con le cose che ho dietro potrei stare via anche l'inverno. Non per la tenda, perché vabbè, fa poverina, è un po' devastata. Però tipo il sacco a pelo, questo qua veramente non hai freddo mai, puoi dormire anche okay, bivaccando. E per il resto, power bank e tutto il resto, una volta che riesci a farteli dosare una settimana tra le batterie e tutto, ciclicamente ricarichi, ti fermi in qualche ostello, che o McDonald's o chiesa, dove trovi una presa di corrente, chiesa? Ricarichi. Le prese di corrente? No, qua in Italia non tanto, ma in Germania sono molte. Oh, veramente, dentro la chiesa? La chiesa, tu entri, c'hai... ma tipo che entrava il parroco, mi vedevano, mi diceva, io ero lì con le cuffie a editare sulle panche. Beh, il signore sta anche nei video, cioè, su YouTube. Esatto, quindi... certo, anche lì io cercavo l'ispirazione. Ispirazione divina. Ma questa taglia. Ciao amici della chiesa cattolica. Ma, ok, c'è qualcosa che hai in testa? Perché comunque tu adesso stai viaggiando, però parlavamo prima che avevi anche un bel progetto che è naufragato, per usare una parola che parola appropriata. Per usare una parola appropriata, ma c'è un, non so, un sogno, un progetto più grande? Qualcosa che è in testa che vorresti fare, che già comunque quello che hai fatto è tanta roba. Grazie. Non ne ho idea. Vedere dove arrivare con la bici. E cioè, vabbè, come credo per tutti, credo ci sia il giro del mondo. Però con questo? Non lo
so, anche una bici normale o il monopatti, non lo so. Ok. Però devi sentirtela quella roba lì, devi avere tutto sistemato a casa, tutto a posto te. Però ecco, quella sarebbe forse l'idea massima di un viaggio, perché lì è tutto all'ennesima potenza. Però vabbè, prima di quello, nel mio piccolo preferisco avere altri step intermedi, quindi il giro dell'Italia, non so, il giro dell'Europa, andare a camminare sulle Figi, cazzo ne so, cose del genere. Ma, ok, questo è molto interessante, ma faccio un passo all'itroso, e tu com'è che hai iniziato? Cioè nel senso, ok, la bicicletta e il viaggio a Capo Nord, che comunque tutti più o meno conosciamo, ma invece prima, cioè da dove viene questa passione di viaggiare? Perché hai parlato anche prima di viaggiare a piedi. Sì. Non è una cosa che hanno tutti. Allora, oh, ma stai sparando delle domande assurde, che sono bomba. Studiato, eh. Minchia, oh, l'intervista credo più completa di tutte. Hai visto niente? Porca merda. Visto che non sto neanche leggendo, ragazzi, voi sapete che sono gente. Sì, sì, non ha niente, è davvero una perché cosa. Perché ti dico questa cosa, cioè nel senso, io molte persone magari le incontro a degli eventi o casualmente, invece Omar, cioè cazzo, me l'ha fatta sudare di incontrare una bella figa di legno, esatto, una bella figa che non riesci mai a usciamo, no, stavolta no, non rispondo al telefono, sì, visualizzo e non rispondo, bravo, cioè, quindi adesso è il momento adesso è il momento perfetto, no, vabbè, però adesso è il momento perfetto che io appunto lo volevo incontrare, non riesco a fare l'intervista completa perché oggi non riusciamo. Sicuramente è una scusa mia, così faccio io la figa, no? Viene a casa mia per fare la prossima intervista, poi non sa cosa gli aspetta. Però cioè, questa è una cosa che mi viene da domandarmi. Sì, 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 sì. Il tipo di viaggi che facciamo noi, da dove arrivano? Cioè, quanti li fanno? Sì, sì, dire, sì. Da dov'è che nasce questa passione? Io lo so. Okay. Allora, io credo di... Allora, ho iniziato nel... Il primo viaggio che ho fatto è nel 2014 e è stato il primo viaggio, ragazzi, neanche troppo a piedi, però il primo viaggio all'estero per conto mio l'ho fatto con un mio amico in Scozia. E quello credo sia stata una delle cose che mi ha sbloccato. Parallelamente, mia sorella e un'altra di quelle che dopo... Ah, c'è stato un piccolo intoppo, nel senso che il Tascam è un ottimo scarico. Ma appunto abbiamo idee in comune circa la registrazione audio, perché mi spiace per quelli che stanno ascoltando podcast, adesso un po' cambiato la qualità dell'audio, ma Omar mi stava raccontando appunto come è nato, cioè da dove è iniziato per fare questa tipologia di viaggi, che dicevamo non è molto comune. Allora sì, è iniziato nel 2014, io feci il mio primo viaggio molto tranquillo, quasi una vacanza, con un mio amico, andammo in Scozia 2 settimane. Però lì è bello perché vai fuori, cioè sei te per i cavoli tuoi con un amico in un posto in cui non parla la tua lingua e quello un po' ti sblocca. E difatti poi la primavera dopo, poi comunque io avevo già in mente alcuni viaggi con mia sorella, che dopo l'università era andata a farsi il giro d'Italia in treno, cose del genere. E da piccoli andavamo in camper con i miei, quindi un po' questa roba del viaggio c'è sempre stata. Però appunto poi nel 2015 ho un po' sbroccato guardando anche video su YouTube, mi sono comprato la tenda, quella lì, uno zaino, e ho fatto un giro tranquillissimo nelle Cinque Terre a piedi, poi sono andato a trovare mio fratello giù a Firenze e poi sono rientrato. E da lì l'anno dopo poi ho fatto un pezzo a piedi con un altro mio amico, e vivendolo ti piace sempre di più che quella roba, se sei in quel mood lì, sì. Quindi dormire in tenda, cucinare sul fornellino, avere il freddo addosso. Cos'è che era il mal... Malvivenza. Non è malvivenza in senso aggressivo, esatto, negativo. Esatto, è proprio il termine esatto. Vivere male. Vivere male. L'ha coniato un mio amico nel senso per sfotterci, sì. No? Ma che malviventi che sei... Malviventi, sì, mi piace come termine. Te lo tatuato. Foto, esatto. Se avrai un gruppo Telegram, esatto, il gruppo dei malviventi. Malviventi. Ok, ma... E poi è arrivato appunto il grande viaggio con la bicicletta, che sì, dicevamo, sì, prima, sì. È nato completamente a casa, perché doveva, esatto, partire a piedi, esatto. E adesso chissà dove ti porta. Quindi va bene Omar, più o meno ci hai descritto che cosa farai, un po' ti abbiamo conosciuto meglio, che male non fa, perché magari i tuoi fan più attenti stanno anche attenti alla persona che c'è dietro il viaggio, perché raccontare i video in modo bello, creativo, va bene, ok, uno può imparare a farlo, ma stare anche attenti a come una persona effettivamente è,
so, a me interessa. Sì, quindi sì. Mi interessa portare anche queste parti. No, no, beh, circa. Domande belle. Grazie. Non me ne sono neanche preparato. No, vabbè, si vede che lo fai da tanto. Esperienza qua poco. Va bene, quindi allora noi restiamo così. Ci vediamo la prossima volta a Milano, perché io ho tante domande invece che ho seguito attraverso YouTube. E vi ricordo, potete trovare il canale di Bears Fed qua nei link in descrizione. Omar, vuoi dire qualcosa alla fine di questo video, magari sia per incoraggiare qualcuno che cerca di fare un viaggio impossibile sulla carta, come tutti diciamo vedevano gli Alitalia Bike Festival, che non gli sembrava vero di vedere una persona che stava viaggiando così, perché io lo spiegavo a tutti, cioè loro erano lì a fare le foto ma non avevano capito che lui stava viaggiando veramente. Non so, c'è qualcosa che vorresti dire per chiudere, una massima, minchia, una maledizione detta da me, una dichiarazione d'amore? No, una roba che mi piace dire e che appunto secondo me, cioè io sto via tanto adesso, no? Magari per dei mesi, però in realtà non serve quella roba lì, perché non bisogna partire con l'idea di stare via secoli, a meno che poi vabbè, magari c'è chi è portato per quello. Però all'inizio a me bastavano veramente 2-3 giorni fuori casa in tenda per ritornare a lavoro o comunque vita normale, con la testa totalmente svuotata, a posto, contento della mia pasta scotta, cucinata sul fornello e le cazzate, che rivaluti poi tutto quello che è a casa, il letto, la lavatrice, la doccia, il frigo, e quello fa tanto. E poi da lì sei di casa, si va. Esatto, provate step by step e beh, a noi piace. Potrebbe piacere anche a voi, come potrebbe non piacere, ma l'importante è provare. Bene Omar, grazie per questa perla di saggezza, io direi che possiamo chiudere. Speriamo che l'audio sia venuto bene. Sì, siamo veramente molto pressa con questo. Quindi, come dice un altro youtuber. Ragazzi, caro amico, un saluto a tutti. Niente, ci vediamo, speriamo prossimamente. Grazie a te Pietro. Buon viaggio, perché... Grazie. Giusto, Pietro, quanti chilometri pensi di fare in totale? 2000, in realtà sto già sporando, erano 2005, ma adesso già ne ho fatti tipo 150 in più altri 100 passa, me, ragazzi, cioè. Sì, più o meno. Questo è amore, this is love, va bene, dai, ti seguiremo e speriamo vada tutto bene. Ma sì, dai, speriamo. Bocca al lupo. Bon. Ciao ragazzi. Ciao.